Al via il concorso per l'Accademia Aeronautica. I vincitori saranno lo Zodiaco Quinto. I nuovi piloti militari brevettati nella scuola di volo plurimotore. L'aeronautica militare a Firenze al PT Uomo. Bentornati al consueto appuntamento con l'informazione aeronautica. Il futuro nelle tue mani è il messaggio che accompagna l'uscita del nuovo bando di concorso per accedere agli 81 posti dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica. L'aeronautica militare è pronta ad accogliere i futuri ufficiali dei ruoli naviganti, del ruolo delle armi, del corpo sanitario, del corpo del genio e di quello di commissariato. Anche quest'anno dunque moltissimi giovani potranno inseguire le loro ambizioni e realizzare il loro sogno di entrare a far parte della grande squadra che vola. Ricevere una formazione d'eccellenza e diventare così dei veri professionisti nei futuri settori di impiego. Nel fare il nostro più grande in bocca al lupo a tutti i potenziali candidati, vi rimandiamo al nostro sito in sovraimpressione, sul quale troverete tutte le informazioni per partecipare. A Pratica di Mare, terminato con successo l'addestramento al volo. 4 giovani ufficiali diventano piloti militari. Ieri al centro addestramento equipaggi multicrew consegnate le 4 aquile turrite e neo brevettati del corso Orione Quinto, che a breve presteranno servizio presso i reparti dotati di velivoli convenzionali e dove saranno qualificati per affrontare importanti missioni di trasporto sanitario d'urgenza, trasporto operativo, rifornimento in volo e pattugliamento marittimo. Ancora una volta l'aeronautica militare protagonista al PT Uomo, a Firenze fra tante griff anche quella nata dal binomio volo-moda. Vediamo il servizio. L'aeronautica militare al PT Uomo 2018. Per la 93esima edizione della celebre rassegna di moda in corso questa settimana a Firenze, il brand Cristiano Di Tiene, licenziatario del marchio Aeronautica Militare, ha presentato la collezione autunno-inverno 2018. L'importante partnership, il cui punto di forza è come sempre l'accostamento degli stemmi e distintivi dell'aeronautica militare allo stile delle collezioni dell'azienda, continua a ricevere apprezzamento da parte del pubblico. Anche sulla nuova collezione non poteva mancare l'emblema della pattuglia acrobatica, le nostre frecce tricolori, da sempre orgoglio nazionale e nel cuore degli italiani. È bello vedere che anche quest'anno il logo Frecce Tricolori fa parte della collezione aeronautica militare. Questo ci fa capire che comunque le frecce, l'aeronautica militare in generale, sono molto vicine al pubblico. Questo ci inorgoglisce, ci fa sempre molto piacere. La storia, i valori e le tradizioni dell'aeronautica che si diffondono dunque anche attraverso la moda e raggiungono le nuove generazioni, come ci hanno raccontato gli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio II, coinvolti per un giorno nella kermesse di moda. Anna, come vivi tu il rapporto con la storia, i valori e le tradizioni? Beh, per me sono essenziali. Rappresentano inoltre il legame tra noi allievi, perché vengono tramandati di anno in anno da ogni corso della nostra scuola e sono appunto la base, il fondamento della scuola e anche della Forza Armata. Molto apprezzata dal pubblico, anche la scelta di celebrare annualmente un reparto dell'aeronautica militare in occasione del lancio delle nuove collezioni, che per il 2018 è ricaduta sul 32esimo stormo di Amendola. Sì, per me è molto importante celebrare in maniera corretta questi reparti storici e enfatizzare il valore della loro storia. Quest'anno la donna è molto più femminile, qua siamo nella parte più military della collezione e, come si può vedere, i capi sono stati arricchiti da delle decorazioni appunto fatte da perline che rendono il capo estremamente femminile. E come nella passata edizione, al PT Uomo 2018, tra i testimonial, uno dei volti televisivi più noti che con l'aeronautica militare ha un particolare legame affettivo. Al PT Uomo anche quest'anno abbiamo incontrato Valerio Staffelli, qui al brand Aeronautica Militare, un ex aviere in mezzo agli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio II. Guardate i giovani dell'aeronautica,
mica pizza e fichi, ragazzi, cioè qua guardate, ma poi il look, notate che portamento, adesso lasciamo stare lo sciabolino, ma guardate questo capo come veste, come fascia, meraviglioso, veramente di gran classe, come di gran classe, insomma bella e divertente, come sempre la linea di Aeronautica Militare che io ho già visto e già conosco e che vesto, vedete perché sono i miei pantaloni da combattimento, e che dire altro, va bene amici, per ora è tutto, da Firenze, da Pitti Aeronautica Militare, a voi la linea, ma ti spiego come funziona, vieni, vieni che ti spiego un attimo come funziona. Per oggi è tutto, l'informazione aeronautica termina qui, arrivederci alla prossima edizione.